L'emozione di aver vinto per il terzo anno di fila lo scudetto, il tuo primo da presidente. Emozionatissimo, e l'emozione anche di poter condividere oggi con i tifosi, con tutta la famiglia da Fortitudo, quindi Fortitudo Softball, quindi Cecchi, quindi tutto il settore giovanile è veramente grande, perché lo scudetto è un pezzo importantissimo, ma una famiglia così numerosa, con così tanto entusiasmo, è sicuramente un buon auspicio anche per il futuro. Hai ringraziato i tifosi, altresì la Regione Emilia Romagna. Assolutamente, devo ringraziare Bonaccini, devo ringraziare il sottosegretario Manghi, che sono sempre stati molto sensibili alle nostre iniziative e anche all'esigenza, in qualche modo, di avere a fianco dei tifosi, un'esigenza che, devo dire, fa parte un po' dell'esigenza di tutte le comunità, quelle di riprendere con le dovute precauzioni una vita sempre più verso la normalità. Sulla restaurazione del Gianni Falchi ci sono novità? Novità, martedì ho un appuntamento con i tecnici del comune per valutare le potenzialità dell'impianto, e quindi assieme all'ingegnere Lentini, che è il presidente del Pianoro Softball, andremo a valutare queste ipotesi per poi cominciare a stringere e lavorare qualcosa. Se dovessi descrivere con una parola la tua squadra, quale sarebbe? Parola, sono fantastici, la parola dei giovani fantastici, entusiasti, che ne ho usate di più, ma sinceramente su due piedi una parola non mi viene in mente, ma fantastici, ecco, dai. La svolta di questa finale scudetto qual è stata? La svolta è stata sicuramente gara 5, lì si è rotta l'inerzia, si è riusciti a portare l'inerzia dalla nostra parte, si è stati bravi a mantenerla anche per la finale di gare 5, perché riprendere dopo 24 ore e continuare a mantenere un'inerzia positiva a nostro favore non è da poco, soprattutto alla luce appunto della giovane età della squadra, e lì è stato il momento in cui abbiamo capito che potevamo veramente fare delle grandi cose, e poi in gara 7 l'abbiamo dimostrato. Ultimo quesito che ti pongo: cosa può fare il baseball per avvicinare altri tifosi allo sport? Noi stiamo attuando una politica molto inclusiva, nel senso che stiamo cercando di lavorare su più fronti, in vari contesti, anche sociali. Abbiamo ridotto di molto il prezzo del biglietto allo stadio, perché riteniamo che sia importante avere delle persone allo stadio. Infatti qualcuno anche oggi mi ha dato dei segnali di apprezzamento rispetto a questa politica. Abbiamo bisogno di farsi conoscere, perché il baseball è uno sport meraviglioso, lavoriamo già nelle scuole, e più lo si conosce più è facile innamorarsene e poi seguirlo, e quindi poi avere anche dei numeri importanti. 2018, 2019, 2020, anche quest'anno è arrivato lo scudetto alla Fortitudo Bologna Baseball. Beh, una grande soddisfazione, forse un pochino più inaspettato. Diciamo che è stata una grande vittoria già tornare a giocare quest'anno, in questo anno del Covid. Poi dopo passo siamo riusciti ad arrivare alla finale, e la finale è stata estremamente bella, 7 partite, e ragazzi, penso che abbiamo meritato questo successo. Il momento che ti rimarrà sempre nel cuore? Beh, il momento, abbiamo avuto momenti di difficoltà, e non mi scordo l'inizio, la preparazione, dove i ragazzi sono allenati duramente senza sapere se fosse stato un campionato o no, e hanno tenuto botta, hanno lavorato duro, e poi dopo sono riusciti a raggiungere questo splendido risultato. I tifosi sono sempre stati vicini? Sì, i tifosi sono sempre stati vicini, all'inizio erano porte chiuse, poi fortunatamente è cambiato qualcosa e sono venuti sia in casa che a San Marino, e anche quello ci ha dato la spinta per la vittoria. E il futuro? Il futuro adesso stiamo festeggiando, è giusto godersela, poi con la società ci siederemo attorno a un tavolo e vedremo un attimo anche come saranno le regole per il prossimo campionato. Ti sono piaciute le regole di questo campionato? Beh, le 3 partite sono state importanti, abbiamo giocato tante partite in più rispetto agli ultimi 2 anni passati, i 7 inning è stato un esperimento che però in questo anno è stato positivo, quindi direi tutto positivo. Da riproporre? Anche questo adesso dipende, ci sono le elezioni federali, bisogna vedere se cambia il presidente federale o no, bisogna trovare le cose positive e negative che sono state quest'anno, e insieme per il baseball trovare una soluzione. Oggi siamo qui per festeggiare un altro scudetto della Fortitudo Baseball. Un altro, terzo consecutivo, fa sempre piacere festeggiare. Cominciamo tutti gli anni con questo obiettivo, quindi essere a questo punto è un grande onore per noi. Quest'anno forse è stato difficile, ma comunque avete lavorato duramente senza sapere se si poteva scendere in campo. Alla fine avete fatto veramente bene. Sì, è stato un anno
molto difficile perché abbiamo cominciato, poi ci siamo dovuti fermare per il lockdown, poi abbiamo ripreso senza vere garanzie che ci sarebbe stato un campionato, ma alla fine ognuno di noi ha messo tantissimo impegno, abbiamo lavorato ogni giorno e poi quando sono arrivati anche i tifosi per noi è stata una grande gioia e alla fine possiamo essere qua a festeggiare. Il ricordo più bello? Beh, il ricordo più bello, quest'anno c'è stati tanti di positivi, però è stata l'esultanza a fine gara 7, all'ultimo lancio, proprio tiratissimo, è stato qualcosa di particolare. Ti chiedo un'ultima domanda, la valutazione su questa tua annata? Ma sulla mia annata è stata molto positiva, ho fatto tanti sacrifici, ho ottenuto tanti risultati, quindi posso essere solo che contento del lavoro fatto e spero di continuare così.